Bella raga, bella a tutti e benvenuti in questo secondo episodio della campagna di Call of Duty Black Ops Cold War. Raga, è un giocone, tutto il gioco è un giocone, la campagna è una cosa a parte, ma è un giocone. Raga, iscrivetevi al canale se vi va, lasciate like, vi invito a guardare anche dalla descrizione della live, perché ci sono tutti i link a cui potete accedere sul mio canale, link delle donazioni, di Twitch, di Instagram, di Discord e di Telegram. Raga, oggi pomeriggio alle 17 stiamo in live su Cold War per giocarci multigiocatore, zombie, un botto di robe. Se volete venire a giocare con noi, raga, basta che vi inviate la richiesta in chat e potete venire a giocare con noi. Vi ricordo che il 4 dicembre ci sarà Warzone per Cold War con la prima stagione del gioco. Andiamo a giocarci sta campagna, raga. Sto giocone. Andiamo, raga. Andiamo, andiamo. Ci siamo fermati qui, in questo esatto momento, ieri. Lancia Berlino Ovest. Eccoci qua. Berlino Ovest. C'è un lavoro da fare. Diamoci da fare. Ok, raga, diamoci da fare. Cercano di cavare qualcosa dalle loro fonti, ma ancora nessuna pista su questo. Anche l'MI6 non sta cazzo è alta la sensibilità. Dovremo botto. Perciò riportiamo da qui. Vietnam, nel 68. L'incontro più ravvicinato con Perseus. In fondo lo sapevo che quella missione non era finita. Raccogli il materiale sull'attacco a Da Nang e sottoponilo a. Azzo, azzo raga. Azzo. Dov'è? Usa bug indizi per sezionare la prossima missione. Vediamo un po', raga. Tragisci. Ma quella è la radio. Dov'è? Dov'è la bacheca? No, raga, è una figata. Cioè, vi giuro, la grafica è una cosa mai vista. Cazzo sta la bacheca degli indizi. Ragazzi, non so dov'è la bacheca degli indizi. Giù? Può essere? No. Ragazzi, non trovo la bacheca degli indizi. Sarà qua. Ah, fanculo, devo parlare con lui. Beh, non hai una bella cera. Te la senti? Certo che me la sento. Sto Beh. benissimo. Nella classifica dei miei agenti preferiti, hai superato la ZAR. Cosa vuoi sapere sulla bacheca degli indizi? Non c'entra la nostra missione da Nang. Cosa c'entra? Mettiamo le informazioni chiave. Una missione. E poi le colline. Serve una linea che porti a Perseus. Ragazzi, comunque, diciamo quello che diciamo noi, non lo dice il personaggio, perché la voce penso che l'avranno registrata. Quindi è come se l'ha detto, ecco perché ci risponde solamente. Cosa c'entra la nostra missione? No, vabbè, parliamo della missione. È meglio che Parker prenda i dettagli da noi. Forse ci è sfuggito qualcosa. Ma tutte le cose. Parker mi sembra La conosci familiare. ieri, no? Non lo so. Chiedilo a lei. Forse avete un rapporto speciale. Eh, Sì, pensionato. certo. Il rifugio? Ci sono già stato per un po', alcuni anni fa. Questa volta, solo qualche giorno. Chiedi a Lazare, è un appassionato di rifugio. Azza, esci. Hai già lavorato con Abbiamo la già Zara. parlato insieme. È un nuovo posto, ti piacerà. Sdrammatizza. Bene. Ah, può Mi puoi bastare. trovare qui. Quindi sta missione?
Dove cazzo si va per iniziarla? Bene. Da quando sei nella CIA? Avevi mai sentito parlare di Verzeus? Ma di questa missione soprattutto che ti piace in rifugi. Da quando sei nella CIA? Lavoro con la CIA da più di 10 anni. Ma che sono stipendiato? Saranno 5 anni. Sono nato a DC. Poi i miei mi hanno portato a DC. 5. I vantaggi della doppia cittadinanza. Va bene, Israele aveva... Ecco, parliamo della missione a favore. Più di me. Immagino che ai piani alti non vogliano che se ne parli troppo. Raga, perché nella scorsa puntata ci hanno detto di questo bersaglio molto pericoloso che dovremmo andare a uccidere in questa missione. Penso siamo a Germania Ovest, non mi ricordo. Oh, Israele, ho saputo che ti piacciono i rifugi. Israele. Cazzo me fricca. Sì. Cazzo c'entra dei rifugi. Sono entrato nelle forze di difesa. Per un bel po'. Questo è Lazar. Poi al Mossad. Così ho iniziato a lavorare con la CIA. E alle volte con il nostro capo Adler laggiù. Ho saputo che ti piacciono i rifugi. Questo è il suo. Tantissimo. Maneggiato, spazioso. Prova a stare rinchiuso in 50 metri quadrati con 5 persone. Infatti. Valeva la pena di venire a Berlino. Ah, Berlino, non Germania, scusatemi. Berlino Ovest, sì, scusatemi raga. Basta, per prima. Scusatemi per prima. Mi sono confuso. Cambia canale, ma che cazzo me ne frega. Come va? Ti interessa. Hai un'area familiare, abbiamo già lavorato assieme, posso aiutarti? Interessano, vabbè, meno infatti di quanto vorrei, ma ho conosciuto altri come Perseus. Giocano a scacchi. Io mi diverto a predire le mosse. Ci interessano i racconti su Vietnam, soprattutto adesso. Immagino che tu possa avere delle informazioni. Boh. Sono anni che non parlo del Vietnam. Deve essere dura, bello. Io non ho mai avuto esperienze simili. Possibile che rivedere tutto quanto sia terapeutico? Hai un'area familiare, abbiamo già lavorato assieme. Noi due? No, sì. Chi? Negli anni ho collaborato con parecchi servizi di intelligence. Forse ci siamo incrociati. Sono incrociati. A presto. dai, lasciamo continuare. Vediamo un po'. Cambia canale, non me ne frega niente. Vediamo che altro possiamo fare. Ma insieme voglio fare la missione. Diciamo che non me ne fotte un cazzo di sta roba. Ma vorrei iniziare la missione, no? Come tutti voi. Il problema è che non so dove cazzo deve andare, dai. Figa, penso che questa è la missione. Ah, questa è la bacheca, giusto? Ecco la bacheca dell'indizio. Sì, la bacheca dell'indizio per selezionare la prossima missione. Affrontare una missione precedente e esaminare gli indizi. Questa icona indica la possibilità di un indizio che possono aiutarti nella missione e non solo. Perfetto. Per Zeus. La CIA vuole scoprire l'attuale posizione ai piani dell'operatore sovietico nato come Perseus. Vediamo. Ogni missione avvicina la squadra a Perseus. Allora, abbiamo una foto. Vabbè, la letta. Era foto dell'aeroporto. Perfetto, ci mancano ancora un frico di indizi. Allora, perfetto. Allora, che cosa è questo? Ah, vabbè, questa è la missione che abbiamo già fatto ieri, raga. Allora, esamina indizio. Vediamo. Foto del camp, foto di Roosevelt, calendario dell'esercito americano, nota su Fracture Jib, dispositivo nucleare Factor Giv, coltello della sopravvivenza. Figa, cazzo di coltello è. Ah, qua abbiamo tutti gli indizi. Quindi si gioca. Ah, certo. Ma si gioca, raga. La si gioca, dai. Andiamo a fare sta missione. Si torna in Vietnam. Ai tempi della prima comparsa di Perseus. È stato alla fine di gennaio del 68. Eravamo una task force congiunta CIA SOG nel 3° reggimento Marine vicino a Da Nang. Il SOG teneva d'occhio i sovietici.
Pare che nell'area fossero attivi degli agenti russi. Perseus non era mai stato segnalato in Vietnam. La cosa è cambiata ad Hanoi. Perseus sapeva dell'operazione Fracture Joe. Fracture Joe? Quello è stato un vero casino. Abbiamo decollato da Camp Esquis. Non scorderò mai quella foglia. Bene, ci servono quei ricordi. Qualsiasi dettaglio può servire. Un volto, un nome. Qualunque cosa possa condurci fino a Perseus. È come cercare un ago in un pagliaio. In un campo di pagliai. Forse, ma dobbiamo trovarlo là. Ricorda, c'era un lavoro da fare. Niente, raga, non caricava. Quello è stato un vero casino. Bell, su, in piedi. Abbiamo da fare. In piedi, dai. Siamo in missione, raga, siamo ufficialmente in missione. Vediamo un po' cosa, che cosa ci accompagnerà in questa missione. Cazzo, no, che merda, senza mirino. Io capisco qua. Piala. Un granato al massimo. Ragazzi, vorrei un'arma migliore di questa. Diciamo che non è il massimo. Questa che minchia l'M16. Che merda. No, il fucile tattico. No, raga, dai. Almeno hai il calcio, diciamo. Vabbè, siamo full. Qua non abbiamo più niente. No, non dovremmo avere più niente, eh? Andiamo, dai. La sensibilità. Comunque, ragazzi, secondo me sono 30 fps. O 50, non so, 60. Boh, non lo so. Dobbiamo andare di qua? Vai, andiamo, raga. Chia che hype. Ragazzi, scrivetemi nei commenti. Scrivete nei commenti se vi sta piacendo, raga, questa serie. Vi aspetto oggi pomeriggio alle 17 in live su COD. Con la campagna 17, anche qualcosa in meno. Con la campagna, sì, con il multigiocatore, scusate. Non so se faremo anche un pochettino di Assassin's Creed Valhalla. Domani vedremo. Cioè domani, oggi. Che domani. Sims, sai che leggendo quella robaccia diventerai cieco? Sì. Per questo la voglio tutta qui dentro. Bell, stai con Sims. Lavorate sempre al meglio. Vediamo un po'. C'è un nuovo incarico. L'avamposto 4 Ripcord ha una risorsa vitale che Charlie vuole a ogni costo. Di che tipo di risorsa si tratta? Il tipo di cui non chiedere. Là. Ripcord sta subendo. Si è dissociato. Il nostro compito è prelevare la risorsa e toglierci di mezzo. Tranquilli, per questa missione possiamo contare sul supporto aereo. Sarà una passeggiata. Sì, sicuramente. Cuffie accese. Vamos, raga. Badger 9-1, siamo pronti? Badger 9-2, operativi. Badger 9-3, rotori al massimo. A tutti i mezzi, via libera. Sensazione che stai per darci brutte notizie? Perché sei uno sveglio, Sims. Ma non è una brutta notizia, anzi potrebbe... La risorsa Ripcord dovrà aspettare ancora un po'. Ci sganceremo dalla squadriglia, faremo una deviazione. Ed è una buona notizia, eh? Sappiamo che potrebbe esserci un pezzo grosso in città. Un agente russo noto come Perseus. Merda. Apprezzo l'entusiasmo, Sims. Se fosse vero, ci troveremmo davanti a una miniera di informazioni. Ai tempi della prima comparsa di Perseus. Ci avviciniamo al villaggio. Ricevuto. Individuo una zona d'atterraggio. Ragazzi, scusate se ho levato la musica due volte, ma ho paura che mi dia il copyright. Oddio, ma che è sto bordello?
Beh, raga, ma che è sto bordello? Ma questo che è nemico? Ah no. Cazzo. Easy. Dai. Scendiamo raga. Scusate, beh, perché non aveva attivato la gamma, raga, mi era uno spettacolo cinematografico quello dell'elicottero, assurdo, scusatemi, eh. Scusate ancora per prima per la musica, trovo informazioni sovietiche. Scusate, ma... Ah, ma quello era nemico, ma che ca... L16. Come mai, che minchia c'è? Perché è così e non è... Perché, raga, l'M16 è colpo singolo. No, l'M16, no, raga. Non mi ricordo che ormai è nel multi, scusatemi. Oh, ma perché ha un rinculo verso il basso? Cioè, che minchia è? Guardate. Cioè, no, non ha rinculo. Era io che stavo indirizzando troppo verso il basso. Andiamo. Vado bene di qua. Pia. Raga, il mitraglione lo si pia. Oh no. Oh, famo così, dai. Qual è il pompa? No, fa cagare. Uè, ciao bro. Come va? Easy. Me la tengo come scudo umano, raga. Dai, finiamolo. Sto nabbo. No, calma, figa. Ma raga, che non ci tengo a morire. Ok. Minchia, raga, è qua. Sfodere il mitraglione. Raga. Amore, infame. Scendiamo. Aspetta, fammi ricaricare. Che ci vuole mezz'ora per ricaricare sto robo. Entriamo, raga, entriamo. Bro. Ragazzi, ma che è sto... Ma perché hanno sti cappelli strani questi? Boh, raga, perché c'hanno sti cappelli strani? Ma che cazzo? Comunque, raga, bellissimo, cioè. A pensare che questo è, diciamo, non è il gioco, ma è la campagna del gioco, cioè, è una cosa assurda. Cioè, solamente delle provate che fanno. Vorrei prendere ammazzate qualcun altro, tipo questo, così, easy. Se me lo tengo come scudo, li killiamo tutti. Ah, oh. Sto bene, bro. Finisci. Indago sulla presenza sovietica. Ok, raga, ben indagare là fuori. Raga, gli episodi li farò durare di più, non come quello di ieri. Apri. Vediamo un po'. Sentito, tocca a te, Bella. Apri la porta. Ah, ok, pensavo che c'era un filmato. Invece no. Sei sicuro? Ok. Ho due corpi che mi sembrano tutt'altro che vietnamiti. Bell, prendi il registro. Ah, orco 2, l'RPG. Ce li ho ficco in bocca. Ah, il registro. Vediamo, raga. Che bello, raga, che bello. Abbiamo finito. Andiamo. Ah, già, così, easy. Stiamo venendo a prendervi. Proteggete. Figa, ci verranno incontro 50 nemici. 50, raga, figa. 50 nemici ci verranno addosso ora. Vediamo un po'. Checkpoint raggiunto, perfetto. Pia. Oddio, 450 munizioni. Guarda lì. Questi cappelli qua. Mi vorrei prendere un altro scudo umano, sinceramente. Andiamo.
Andiamo, andiamo, andiamo. Siamo qua, siamo qua. Siamo qua, siamo qua, raga, siamo qua. Quindi io? Ah, vabbè. Oh. Oddio. Perché non sale? Non si può salire? Ma ragazzi, ma veramente io lo sto guidando. Ma che minchia vuol dire? No, si è riscaldata. Ok. Ecco, ma perché aumenta quota con R1? Boh, è il contrario su tutti i giochi. No, su sto gioco hanno fatto il contrario. R1 e R2 scambiati. Ah, boh, GG. Aumenta, aumenta un po' di quota, per favore. Minchia, raga, che figata. Cioè, lo sto guidando io l'elicottero. Che figata, raga. Che gioco. Pensare che questa veramente è solo la campagna, cioè... Potrebbe essere bellissimo un gioco solo. Ma l'ho abbattuto. Aspetta, a chi è? Oh, io corro. Ma questo che minchia è nemico? Ah, cazzo. Vai, 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 vai. Ok, fatto. Aggiungi la base di supporto. Andiamo, andiamo, andiamo. Alziamoci, alziamoci. Andiamo, 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 raga. Andiamocene, andiamocene. Aggiungi la base di supporto a Ripcord. Perfetto. Raggiungi la base di supporto a Ripcord. Andiamo, andiamo, andiamo. No, 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 non rompete, non rompete le palle. Boom, 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 raga. Facciamo esplodere tutto. Abbassiamoci di quota un po'. Ok. No, 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 te li killo tutti. Dove stanno sti camion di rifornimenti? Guarda, io non li vedo. Cazzo, oh no, no, no. Che prendiamo dall'elicottero, figa, esplodiamo in aria. Esplodiamo. Oh. Minchia, raga, ma che figata è. Cioè, ragazzi, è una figata che voi non potete immaginare. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Ma quello là è nemico? No. Quello è amico. Sali, 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 sali. Ah, oh, questi sono questi camion che dobbiamo killare. Senti, riforniscono i bastardi. Ok, esplosi. Che cazzo è che mi continua a sparare? Oh. Ora. Che raga, ma che gioco è, ragazzi? Cioè, ma che gioco seriamente che è, però? Cazzo, devo sparare prima a questo, però, che è più vicino. Aspetta, sto a far prima i camion. Oh, abbassati. A chi? Il cazzo altro che manca. Ola. Vabbè, te li killo tutti, bro. Te li killo tutti. Che figata, raga. Ehi, raga, raga, stiamo per esplodere. In 10 pezzi. Ancora che sparano. Minchia. Niente, ragazzi, ma siamo morti veramente? Cioè, ma stiamo scherzando, raga? Guarda che quei caricamenti sono praticamente nulli. Porco di, ragazzi, vedete che è veramente difficile. Non me la sarei aspettato minimamente. Guardate, mi ha dato il checkpoint, cioè, bellissimo. Il checkpoint me l'ha dato di qua, easy proprio. Sì, fra... Colpisco prima questi qua che sparano. Oh, guardate, li ho fatti praticamente tutti tranne questo. Che ho appena fatto. A terra, a terra. Buona, buona, buona. Vamos, 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 raga. Atterriamo, atterriamo, raga. Scusate perché... scusate per la morte, ma... Vi giuro. Boh.
Non lo so. Vabbè che l'elicottero era già ittato, quindi. Quindi boh. Qual è il motivo? Che minchia è sta roba? Cazzo, è una bomba atomica. Acquisisci la risorsa. What the fuck, bro? Minchia, torna al camp. Minchia, raga, che minchia le dobbiamo buttare la bomba atomica addosso. Azzo. No! Oddio, ma se esplode quella bomba siamo tutti morti, cioè. Zeus sapeva. Oh cazzo, raga. Oh cazzo. Ma che cazzo? Tutti morti? Sopravvivi fino arriva del rinforzo. Mamma mia che figata! No raga, ma che cazzo vuol dire sta roba? No raga, non vuol dire un cazzo sta cosa che mi stanno facendo fare. No raga, ma che è sta figata? Vai 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 vai, dobbiamo buttare il fumogeno. Vai. Buona. Minchia, sto qua è il, tipo il peggio mitraglione del gioco. Questo è il mitraglione per i cancri. Ma morri, caricare. Hai granata, granata. Boom, boom. Dobbiamo ricaricare, però ci mette mezz'ora. Dai. Ragazzi, ma non ho anch'io il RPG, no. No, 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 dobbiamo ricaricare. Dobbiamo ricaricare, raga. Ehi, cosa è successo? No, non sono morto. Ma? Ma che c***o? I jet. Ma che figata è? I jet. Per te la missione è stata un successo, Sims. Almeno non è esploso niente. Infatti, figa, se esplodeva con la bomba saremmo tutti morti. Abbiamo informazioni su Perseus. Ma affanculo, figa. Sono morti un botto di. Di nostri soldati. Sono morti un botto di soldati e voi festeggiate. Ma che cazzo. Adler dice che la cosa sta funzionando. Bell ha ricordato il ritrovamento di quelle informazioni cifrate in Vietnam e le sta decodificando. C'è qualcosa di utile? Pare che ci siano alcuni nomi, qualche pista. Park sta mettendo tutto insieme. Non c'è molto tempo. La squadra sa già del nostro contrattempo a Berlino. No, ma se c'entra qualcosa con uno dei nomi ottenuti da Bell, lo scopriranno presto. Devi impedire che accada, Hudson. Limitati a dire lo stretto necessario. Per me non è mai stato un problema. Abbiamo finito di analizzare i nomi ottenuti da Bella a Danang. Ne emerge uno in particolare. Anton Volkov è un trafficante d'armi russo attivo. Ok, perfetto. In realtà il suo legame con Perseus è inaspettato. Dobbiamo uccidere o catturare Volkov. Se Perseus. Abbiamo sempre più indizi, raga. Verso Perseus. Taglieremo le risorse. Lo costringeremo a uscire. Mason e Woods sono ancora impegnati a Kiev. Perciò penseremo noi a Volkov.
Andiamo, andiamo noi, andiamo noi. Ci muoveremo a breve. Muoviamoci ora. Ma è inutile che parliamo, figa, di nuovo a dire chiacchiere come abbiamo fatto prima. Pensiamo alle puttanate, per favore. Sono anni che l'MI6 tiene doppio volto. Io preferirei di gran lunga catturarlo. Vai. Andiamo a fare subito la prossima missione. È giunta stato cercato da sono disponibile la bacchica degli indizi. Allora, non ho capito. MI6 ha trascorso l'ultimo anno a rintracciare un gruppo di agenti sovietici. Ho capito, ma possiamo avviare questa missione? A me non ho capito, quali sono le secondarie? Aprite le orecchie. Un ex agente della CIA di nome Robert Aldrich ci ha tradito. Langley crede che lo stronzo stia allestendo con Perseo su una rete di spie negli Stati Uniti. Ah boh, andiamo a fare sta missione, dai. Andiamo, andiamo, raga, andiamo. Volkov comanda la mafia russa approdata a Berlino Est dopo la costruzione del muro nel 61. È in combutta con varie organizzazioni in Europa e nelle Americhe. Neutralizzandolo colpiremo sia Perseus sia l'intera organizzazione. È un pezzo grosso. Ed ecco quello più piccolo. Franz Kraus. L'MI6 lo identifica come uno dei corrieri di informazioni di Volkov. Ha una consegna con lui in programma per domani sera. Ci infiltreremo a Berlino Est con la U-Bahn. Una stazione fantasma dall'altro lato ha il punto di accesso che ci serve. Da lì osserveremo l'ingresso in città di Kraus. Quando Volkov si farà vivo, vedremo il da farsi. Bene raga, dai, io potremmo basta così raga per oggi. Domani alle 14 prossimo episodio, raga, vedremo cosa succederà in questa metro. Stiamo cercando tutti gli indizi per arrivare a quel sergente russo. Raga, vi aspetto oggi pomeriggio in live alle 17 su multigiocatore di COD. Fatemi sapere nei commenti se vi sta piacendo, raga. Bella, grazie a tutti, ci becchiamo alle 17 in live. Bella, raga, grazie. Scrivete nei commenti se vi sta piacendo la serie. Iscrivete al canale e lasciate like se vi va, raga. Bella, raga. Ci becchiamo oggi pomeriggio alle 17.